Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi è 18 dicembre e quindi 18esimo video del nostro calendario dell'avvento computazionale. Andiamo al computer. Bene, eccoci qua. Oggi vorrei mostrarvi uno strumento molto molto utile che Scratch ci mette a disposizione, ma che purtroppo spesso non viene conosciuto dalla maggior parte della gente. È uno degli strumenti più utili in assoluto, perché è uno strumento, o meglio una particolarità del programma, che in realtà esiste su qualunque altro programma che si utilizza nel computer e che, quando lo si utilizza, vi salva veramente la vita. Cioè, è uno strumento che, per quanto mi riguarda, è indispensabile. Io lo uso spesso, non l'avevo mai mostrato in un video e ho visto che con l'uscita di Scratch 3 è stato spostato come posizione, è stato reso molto più intuitivo e quindi vorrei mostrarvi questo strumento che secondo me è utilissimo. Di cosa parlo? Parlo di questa situazione. Scriviamo dei blocchi a caso su Scratch, ecco qua, questi. Così vi sarà capitato sicuramente di scrivere magari degli script anche complessi e poi magari per sbaglio, ops, ne ho cancellato una parte o addirittura l'ho cancellato tutto. Come faccio ad annullare l'azione appena fatta? Con Scratch 2 si doveva andare sul menu modifica, poi magari ve lo mostro. Con Scratch 3 è molto più semplice, tasto destro, annulla, e abbiamo annullato l'azione appena fatta. Quindi i blocchi che avevamo cancellato per errore non verranno persi. Se abbiamo fatto un'azione, l'abbiamo annullata, ma non ci piace più quello che abbiamo annullato, possiamo andare di nuovo col tasto destro e fare il ripristina. E quindi l'azione che abbiamo annullato verrà annullata a sua volta, ritornando allo stato originale. Quindi annulla, ripristina, tasto destro sulla parte grigia dell'editor e si utilizzano i tasti annulla oppure ripristina. Questo per tutto. Se io qui scrivo un numero qualunque, lunghissimo, poi per qualche motivo lo cancello e scrivo 6, no, non mi ricordo più che numero avevo scritto, non c'è problema, annulla. E recuperiamo il numero che avevamo scritto. Questo è un comando che vale per tutto. Ma quando dico tutto, intendo proprio tutto. Cioè, per chi non lo sapesse, questo funziona anche sugli altri programmi del vostro computer. Guardate qua. Ora, per non stare ad aprire programmi di grafica, di scrittura, semplicemente utilizziamo Chrome, ma se lo fate su Firefox è la stessa cosa. Scrivo qui nella barra degli indirizzi una cosa a caso, ok, no, ho cancellato l'URL del sito che stavo visitando, ora come faccio a ricordarmi qual era? Nessun problema, selezioniamo Ctrl Z, ecco qua, e si annulla l'azione appena fatta. Io nel Mac devo utilizzare Command Z, ma chi utilizza Windows o Linux deve utilizzare Ctrl Z. Secondo me questa funzione è veramente qualcosa a cui non potrei mai rinunciare, specialmente se uno si abitua ad avere questa funzione. Vi mostro molto velocemente su Scratch 2 come ottenere la stessa cosa. Quindi siamo su Scratch 2, abbiamo un qualunque script fatto a caso, lo prendo, lo butto, oh no, l'ho cancellato, come faccio a recuperarlo? Modifica, annulla la cancellazione. Eccolo qua. Abbiamo recuperato il nostro script. Se io vado qui a scrivere un numero, eccolo qua, ops, lo cancello. Come faccio a recuperare quel numero? Non lo posso recuperare. Non ci sono strumenti su Scratch 2, almeno per quanto ne so io, che possano annullare l'azione generica. Ci possono però permettere di recuperare dei blocchi cancellati per errore. Quindi, non solo con Scratch 3, torniamo a Scratch 3. Non solo con Scratch 3 è stato reso più intuitivo, utilizzando il tasto destro nello spazio grigio dell'editor, annulla e ripristina, ma questa funzione può essere applicata su qualunque azione che andiamo a compiere durante la nostra programmazione, quindi è molto molto utile. Poi, ovviamente, nel menu che si apre avete anche altre funzioni, cancella i due blocchi. Quindi vi permette di cancellare tutto quello che è stato scritto come codice. Vedete, annulla, oh, sono ritornati. Oppure abbiamo la possibilità di aggiungere un commento. A cosa serve questo blocco? A niente. E abbiamo
un appunto che ci siamo presi per ricordarci quello che stiamo facendo. Oppure ancora, tasto destro, riordina blocchi. Perché se io ho più script che compongono il codice del mio sprite e sono messi in maniera disordinata, non riesco a gestirli, faccio tasto destro, riordina i blocchi e il sistema me li mette in ordine automaticamente, in modo che possiamo andare a leggere tutto quello che è stato scritto. Molto bene, spero che questa funzionalità vi possa aiutare negli sviluppi futuri. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di lasciare un like. Noi ci vediamo domani con un nuovo video del nostro calendario dell'avvento computazionale. Un saluto a tutti!